gironi, siamo ormai quasi alla partenza, addirittura la partenza, il rettangolo verde sarà a decretare i famigerati tre punti dallo stadio Gaetano Scirea. Libi Tritto, Beppe Magrone vi dà il buongiorno, assisteremo alla diretta della telecronaca tra Socer Modugno e Virtus Andrea, prima giornata di prima categoria regionale girone A, sarà un campionato avvincente dato la presenza di compagini calcistiche di rango e ovviamente anche di piazze molto calde. Il mio ringraziamento personale, il ringraziamento di Streaming Vincente va alle due società che hanno permesso questa diretta, quindi il ringraziamento va al presidente Mino Zapparelli, al direttore generale Pasquale Zapparelli e al presidente dell'Andrea Jekalan Marian Razvan, il presidente onorario Losito Michele. Buona la cornice di pubblico, avremo anche delle interviste durante questa gara, un campionato come abbiamo detto importante, abbiamo Socer Modugno Virtus Andrea, ma oggi ci sarà anche Virtus Molfetta Manfredonia Football Club, Canosa Stornarella Calcio, Foggia Incedit, Borgorosso Molfetta, Gioventù Calcio Cerignola, Ideale Bari, Manfredonia Calcio 1932, Real San Nicandro, Sport Lucera, Nuova Daunia, Foggia 1949 e poi alle 17 United Sly Calcio Palo. I nomi importanti di questa prima categoria quest'anno, il Manfredonia che porta con sé in dote anche molti giocatori dal fallimento del campionato di Serie D proprio del Manfredonia, ma abbiamo anche la corazzata United Sly di Bari, sono le due squadre che puntano a vincere direttamente il campionato, nelle loro dichiarazioni non hanno smentito questo, quindi hanno chiaramente definito l'obiettivo è vincere il campionato. Non dobbiamo dimenticare però le altre compagini, anche la nostra Barese Ideale Bari, l'incognita del calcio palo dopo la fusione con la Bari, Latino Calcio Bari, con il mister Paparella in panchina. Le due squadre che sono entrate in campo in questo momento, Socer Modugno e Virtus Andrea, saranno subito, l'anno scorso hanno in qualche modo perso per un pelo il treno per i playoff. Intanto ecco le formazioni, Socer Modugno scende in campo con Sciani Manico, Antonacci Palermo, Minervino, Spina, Papeo, Morelli, D'Angelo, De Cristoforo, Vilella, Belcore, a disposizione di mister Sandro Tovalieri, Lovecchio, Piccolino, De Tullio, Giuliani, Patruno, Lorusso, Costantino e Cociras. La Virtus Andrea scende in campo con Simone Civita, Cardinale, Addario, Di Chio, Pasculli, Cannone, Amorese, Gadaleta, Quacquarelli, Mascoli, a disposizione per mister Cosimo Sinisi, c'è Campanile, Cipri, Erminio, Addario, D'Ambrosio, Montrone e Fiore. Classica maglietta azzurra per l'Andrea che in questa quest'estate ha anche avuto una amichevole di lusso contro la Fidelis, finita 0-0 tra le due squadre. Maglietta quindi azzurra per l'Andrea, maglietta gialla invece per gli uomini di mister Sandro Tovalieri, partiti in questo momento. Subito in avanti il Modugno. Cannone lungo sulla fascia. La fascia sarà sicuramente
la parte del campo importante per gli uomini di mister Sinisi, perché l'allenatore che gioca con un 4-2-3-1 predilige molto i giochi sulle fasce. Coreandre a sinistra con Cardinale, si alza il pallone, chiedono direttamente in porta, invece Gadaleta, primo minuto e primo tiro in porta da parte degli uomini della Virtus Andrea. Sposta con la difesa 3 invece gli uomini di Sandro Tovalieri. Antonacci, dritto per dritto, prova il cross in avanti, prova a evitare l'angolo, ci riesce il giocatore Palermo. Palla in fallo laterale. Direttamente in aria, attenzione, il cross di Morelli. La sponda D'Angelo. Niente di preoccupante per l'Andrea. Prova ad uscire in questo momento. Amorese. Fischia il signor Bonavita, direttore di gara della sezione di Foggia. Sul versante sinistro adesso c'è la Virtus Andrea con Mascoli, prova a metterlo a centro per Gadaleta, lo scambio ancora lì, Mascoli, ancora Gadaleta, punta alla porta Gadaleta, attenzione in aria, si ferma però, fischio dell'arbitro. Messa dal fondo, si fa pericolosa però la seconda volta che arriva in area di rigore l'Andrea, e sono appena trascorsi 2 minuti e 20. Rinvio da parte di Shani Manico. Palermo, il lancio al centro per il numero 11 Belcore, passaggio d'Angelo. Prova ad aprire dall'altra parte, ma c'è la Virtus, il break della Virtus, l'errore, attenzione, De Cristofaro la mette giù per D'Angelo, ancora De Cristofaro a sinistra qui per Minervini, prova a saltare l'uomo Minervini, poi l'appoggia a Palermo che è il capitano della squadra, attenzione al centro, era buona l'intenzione. Ancora la Fidelis, la Virtus, scusate, che sta uscendo, Cannone, lo scambio con il numero 2 Civita, ancora Cannone, va spasso per il campo, attenzione al break, ancora De Cristofaro, prova ad entrare De Cristofaro in area, manca l'attimo Belcore. Adesso si rende un po' più pericoloso la squadra del Cobra Sandro Tovalieri. Spina prova a ripartire qui a destra con Antonacci, con Civita, scusate. A Dario. Amorese. Lo scambio ancora un po' ingarbugliato questa volta. Ci mette una pezza però la difesa dell'Andrea. Bella la triangolazione. Arriva però a mettere fuori tutto Spina. Mascoli. Fermato ma tutto regolare. Sì, sarà solo una rimessa laterale. Pronto subito a battere Cardinale. A Dario. La mette giù la triangolazione. Non ci arriva però giocatore dell'Andrea. Attenzione, ancora un errore da parte del Modugno. Bello il sombrero da parte del numero 2 Civita. A Dario verso il centro per Mascoli. Cardinale prova il lancio a cercare Gadaleta, lascia scorrere però il portiere Scianimanico. Quest'anno la Fidelis, la Virtus Andrea, perso l'apporto del suo uomo il leader Gianmarco Frezza, giocatore che ha calcato campi importanti anche in Serie A e Serie B. Frezza però alla veneranda età di 43 anni ha pensato bene di lasciare
il calcio giocato, ma quanto abbiamo capito ha completamente abbandonato il mondo, almeno momentaneamente, il mondo del calcio. In avanti adesso sul versante sinistro il Modugno, ci sarà una rimessa laterale, il dischetto va a Palermo, in area prova ad uscire la difesa, ci riesce bene, la palla però ancora nei piedi dei giocatori, era Pappeo, questo di Chio, via lungo verso destra a cercare Morelli. Pasculli. Pascoli. Rimessa laterale fischiato dal signor Bonavita. Già battuta per l'Andrea. Mette giù Di Chio. Cardinale. Va a scendere ancora, ancora palla per Cardinale. Va qui a destra per Civita. Prova a saltare l'uomo il numero 2. Va verso il centro però. Mascoli. Il break da parte del Modugno che prova a scendere. Scivola ma poi riprende palla. Morelli. Recupera palla da parte della difesa. Chio, di Chio. Sempre qui a destra per Civita. Si studiano le squadre, rimpallo direttamente in fallo laterale. Alla battuta c'è Sabino Civita, la mette dietro per Di Chio. Pasculli, prova il lancio lungo a sinistra, riesce a tenere la palla in campo. Mascoli. Lo scambio ancora, messo giù il numero 10 Quacquarelli. Sarà calcio di punizione per la Virtus Andria. Posizione molto interessante. Vedremo chi sarà ad incaricarsi di questo calcio di punizione. Tanto Tovalieri dà indicazione a Gianni Belcore. Lo stesso Quacquarelli sulla sfera, si attende il fischio dell'arbitro. Quacquarelli contro Scianimanico, il tiro direttamente in porta, fuori di poco però. Quando siamo al nono minuto del primo tempo, risultato ancora sull'1-0, 0-0 scusate. Rinvio da parte del portiere Scianimanico, la mette giù Belcore. Per D'Angelo, ancora D'Angelo, prova a lanciare il numero 10 Villella. Al centro però questo passaggio, a cercare nessuno, riparte la Virtus Andria. Cannone, prova a mettere giù, viene fermato, senza fallo però Cardinale. Lo scambio con Gadaleta, attenzione a Gadaleta. Il contatto con il numero 2 Civita, era De Cristoforo. Ci sarà rimessa laterale per l'Andria. Battuta la rimessa in questo momento.
l'arbitro fischia un fallo di Papeo, ex Sly. Quindi ci sarà un calcio di punizione per la Virtus Andria. Sul pallone c'è Amorese, anzi no, lascia a Civita, battuto verso il centro. Pasculli a sinistra per Cardinale, prova a scambiare ma anticipo della difesa del Modugno. Di Chio. Palla ancora al Modugno, attenzione a Minervini. Avanti Minervini, prova la triangolazione. Pelcore. Tanto l'arbitro va a richiamare D'Angelo. Chiamato anzi il numero 3 Palermo. Prova la Virtus versante sinistro, Acquarella, scambio con Mascoli, palla intercettata però dalla difesa del Modugno. Riprende ancora dal centro Papeo. Al centro Papeo, attenzione, sbaglia tutto però Morelli. Il recupero da parte di Amorese. Riparte però il Modugno con Minervini al centro. Attenzione, Pelcore. Non c'è nessuno, prova direttamente in porta. Facile presa da parte del portiere Simone. La buona intenzione ma nessuno. Lo ha affiancato al centro. Cannone. Amorese. Indietro per Di Chio. Chiede palla, lo ottiene Pasculli. Ancora Pasculli. Amorese. Civita. Attenzione al pressing. Recupera palla il Modugno però con D'Angelo. Palermo, Minervini, cambia tutto però, attenzione al break dell'Andria, Gadaleta a lanciare il numero 7 Cannone, esce il portiere Scianimanico e sbroglia tutto. Fa tanto caldo qui a Bitretto, temperatura estiva. Civita. Prova a saltare l'uomo Civita, ancora però perde palla, la recupera D'Angelo. Minervini, De Cristoforo, prova a scambiare con Palermo, il capitano la prende, attenzione ancora De Cristoforo, prova a saltare l'uomo. Ci sarà rimessa laterale per il Modugno quando siamo al 14° minuto del primo tempo, 0-0, ancora il risultato. Rimessa laterale, a battere c'è Antonio Palermo, classe 90. Provano lo scambio però. Fermato per un fallo del numero 11 Belcore. Sarà calcio di punizione per la Virtus Andria. Spina. Di Chio. Va a recuperare subito il Modugno, prova a scendere con Vilella. Chiede palla De Cristoforo, invece va su Palermo, ancora dietro per Michele Papeo. Vilella. Minervini. Prova il tacco, il De Cristoforo
però non aggancia la palla. Di ogni volta è... bisogna attendere per il recupero del pallone. Il laterale battuto in questo momento, sempre da Civita. Prova di testa il Modugno, lascia scorrere, ci sarà rimessa laterale per il Modugno. Palermo. Prova lo scambio con il numero 11 Belcore. Ancora palla in fallo laterale, ci sarà sempre Palermo. Attenzione, Minervini prova a tirare in porta, ha fatto tutto bene, poi il tiro però è Sbilenco. Ci sarà una rimessa dal fondo per la Virtus Andria. 17° minuto del primo tempo. Squadre giocano alle 11.30 proprio per una decisione da parte del presidente della società del Modugno. Dare la possibilità a tutti poi di seguire il Bari. Attenzione intanto che oggi affronterà nel campionato di Serie D la San Cataldese per la seconda giornata di campionato di Serie D. Bari ed Andria, due nobili decadute quest'anno. Entrambe affrontano il campionato di Serie C, di Serie D. Attenzione all'Andrea, esce il portiere Scianimanico. Girone H per l'Andrea, girone I per i baresi. Attenzione al recupero dell'Andrea. Un po' concitata questa fase di gioco. Fallo laterale da parte di Civita, battuto, c'è un fallo parte di Amorese su Minervini, battuto il calcio di punizione in questo momento di Papeo. Attenzione, entra in area Belcore, prova a saltare l'uomo, guadagna un calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della partita. Sarà sicuramente... Attenzione, battuto il calcio d'angolo in questo momento. Prova a sfiorare, attenzione al tiro in porta. Ribattuto ancora, ci prova il Modugno, prova ad uscire in questo momento l'Andrea. Attenzione, c'è un fallo al centrocampo, le proteste da parte dei giocatori dell'Andrea. Proteste da parte dei giocatori dell'Andrea. Papeo è andato a tranquillizzare un po' gli animi. Calcio di punizione già battuto, Minervini aggancia la palla e poi c'è un fallo, questa volta però c'è l'ammonizione, ammonito D'Angelo.
al 20° del primo tempo, ammonizione per il numero 8 D'Angelo. Era una fase un po' concitata, il cartellino giallo era nell'aria. Calcio di punizione, sul pallone c'è Sabino Civita, classe 95. Fischia l'arbitro, il cross, ci arriva la difesa del Modugno con Palermo. Ancora però palla all'Andrea, mette fuori Minervini. Si alza la palla a campanile, Civita, ancora Palermo, ancora ping pong e poi c'è il fallo da parte di Giuseppe Mascoli. Sul pallone c'è Danilo Spina, battuto subito per Minervini. Recupera palla la difesa della Virtus. Direttamente però tra le braccia del portiere Simone questo pallone di Antonacci. D'Angelo. Civita. Di Chio. Pasculli allarga per Cardinale. Anticipato ancora da Antonacci. Riparte da destra l'Andrea con Civita, salta l'uomo, lo fa bene questa volta, attenzione a Civita ancora, il break da parte del Modugno, c'è D'Angelo, la mette al centro per Belcore che non aggancia però, attenzione alla Virtus che prova ad uscire, il pallone era indirizzato a Gadaleta ma viene fermato dalla difesa, la riprende Vilella, Antonacci, Minervini. Ancora Minervini, dribba l'uomo, attenzione D'Angelo al centro per De Cristofaro. Sarà solo rimessa dal fondo. Ventitresimo minuto del primo tempo, 0-0 ancora il risultato. Papeo. Toccato, si lamenta un po' il numero 6 del Modugno, va però anticipato bene il pallone. Tanto gli uomini di casa, la squadra di casa del Bitritto che gioca il campionato di promozione. Due sconfitte nelle prime due giornate, oggi andrà in trasferta a Rutigliano. Buona la cornice di pubblico, qualche VIP della TV locale. Ho visto il presidente di Barimania Luca Torto, Vincenzo Stripoli, Domenico Francone. Navarra, abbiamo visto anche Pietro Maiellaro. Sciani Manico. Cross direttamente a cercare il numero 10 Vilella. Prova a fare la torre ed è Cristoforo. Palla è ancora lì al centro dell'area. Fermato fallosamente dal numero 5 Spina e c'è l'ammonizione dell'arbitro, forse perché l'ha considerato un fallo tecnico. Il 25esimo è stato ammonito Spina, secondo ammonito per gli uomini di mister Sandro Tovalieri.
Sarà un calcio di punizione sul pallone, va come sempre Sabino Civita. Il cross di Civita la mette fuori però Morelli. Ci sarà fallo laterale per la Virtus Andria. Recuperando la sfera Cardinale, Riccardo Angelo Cardinale, classe 96. Battuto il fallo in questo momento, c'è lo scambio con Cardinale che alza però completamente sbagliato questo pallone, si riprenderà con un rinvio del portiere Nicola Scianimanico, classe 1982. Vilella per un attimo però prende palla, la perde subito, commette fallo, lascia correre l'arbitro. Attenzione allo scambio, attenzione a Civita. Prova a prendere qualche metro il numero 2, finte da parte di Civita, il cross al centro, il palo da parte del numero 9 Gadaleta. Ventisesimo, colpisce il palo l'Andria. Fischia in questo momento il direttore di gara un calcio di punizione per il Modugno. Va a richiamare un giocatore della Virtus. C'è Domenico Danilo Spina sulla sfera. Attende il fischio dell'arbitro. Arriva in questo momento. Calcio di punizione battuto di testa De Cristofano. Ma l'arbitro aveva comunque fischiato un fuorigioco. Quindi calcio di punizione per l'Andria. Ci saranno almeno 30 gradi qui a Bitritto. Rivedo al fondo la parte del portiere, ci arriva però la difesa del Modugno. Civita mette giù, prova a ragionare, fa ragionare la squadra. Addario prova ad allargarla sulla fascia per Cardinale, non si capiscono i due. Rimessa laterale per il Modugno, sul pallone c'è Antonacci. Scambio con Morelli, ancora Antonacci. Mette fuori però il numero 11 Mascoli, ancora rimessa laterale, ancora Modugno. Antonacci, Morelli, attenzione al cross in area, non arriva però, non è finita, prova ad uscire Civita, lo fa bene una volta, attenzione, però guadagna dopo un calcio di punizione. Un'entrata in gamba tesa da parte del numero 3, Antonio Palermo. Deliziato qui sulla fascia destra il terzino Sabino Civita. Avevamo detto all'inizio di telecronaca che il gioco di mister Cosimo Sinisi si svolge gran parte sulle fasce. Attenzione ancora sulla fascia, questa volta però alla sinistra c'è Mascoli, viene fermato. Prova ad uscire con Antonacci, ma ancora recupera palla l'Andria. Il cross, attenzione al numero 8, in avanti ancora l'Andria. E c'è, credo sia simulazione. Simulazione, viene ammonito il giocatore dell'Andria. Si tratta del numero 9. Gadaleta. Al 30° Gadaleta viene ammonito, del terzo ammonito della gara. Dopo D'Angelo al 20° e Spina al 25°, insomma in 10 minuti 3 cartellini gialli da parte del signor Bonavita della sezione di Foggia.
Papeo, anzi è Spina, lungo il lancio Civita, il break da parte del numero 2, attenzione, prova ad uscire ancora sulla fascia cannone. Civita, ci arriva Michele Papeo, però lunga la sfera per l'attaccante del Modugno, troppo alta questa palla. Mascoli prova a scambiare, buono questa volta il pallone, ci arriva però la difesa del Modugno, c'è un fallo sul numero 7 Morelli. Un quarto d'ora al termine del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0 qui allo stadio Gaetano Scirea di Bitritto, campo neutro per il Modugno. Belcore al centro, Belcore, ci arriva però la difesa del Compasculli dell'Andria, ferma il gioco l'arbitro per un calcio di punizione per la Virtus Andria. Dicevamo, gioca sul campo neutro il Modugno per un problema al palmiotto di Modugno, problema alle tribune, scoperchiate completamente da una tromba d'aria, quindi il comune sta provvedendo a sistemare, la speranza che i modugnesi possano avere presto in casa la propria squadra. Anche quella di Modugno è un bel progetto fatto da parte del presidente Mino Zapparelli e del direttore generale Pasquale Zapparelli. La panchina di Tovalieri la dice lunga. Fermato in questo momento, c'è un calcio di punizione per il Bitritto, per il Landria. Parlavamo del campo di Bitritto. Sulla sfera c'è il portiere Pietro Simone. Di testa ci arriva Antonacci. La mette giù Belcore. De Cristoforo. Rimessa dal fondo, secondo l'arbitro. Recupera la sfera il portiere Simone, classe 1997. Un under per parte, quest'anno la regola è l'under del 99, uno in campo. Ed è Di Chio per quanto riguarda l'Andria e Morelli per quanto riguarda il Modugno. Modugno che ha la sfera in questo momento, va al portiere Scianimanico, la gira per Papeo. Scambio di Papeo con il numero 10 Vilella. Lungo il lancio c'è nessuno, l'idea era di cercare il numero 7 Morelli, ma alla fine è stato il nulla di fatto, rimessa dal fondo, battuta in questo momento dal portiere per Cardinale. Prova ad uscire la difesa dell'Andria, cross al centro, ci arriva come sempre con il fisico Michele Papeo. Vilella, Antonacci, la scambia per Minervini, ancora Antonacci, ancora Minervini. Gira, chiede palla a Papeo, qui invece prova il cross dall'altra parte, non è preciso, ci arriva Civita. Break ancora di Minervini. Ora concitata, attenzione, Vilella fermato, ma è il numero 10 del Modugno ad aver commesso fallo, secondo l'arbitro Bonavita.
quindi ci sarà un calcio di punizione per la Virtus Andrea. Telecronaca che è diretta streaming su Streaming Vincente, permessa grazie ai due, alle due società. Punizione fischiato in questo momento da parte dell'arbitro, è stato toccato, commettere fallo è stato il numero 11 Belcore, a rimanere giù invece è il numero 7 Cannone. L'arbitro cerca di capire se è il caso di fare entrare le cure mediche. Dicevamo delle due compagini principali delle due città, insomma anche la Fidelis Andrea non è partita benissimo in Serie D, perso 2-0 con il Gibson della Lucania. Oggi affronterà alle 16 il Nardò, tutto nuovo anche per la Fidelis Andrea. Ma c'è fiducia in Mister Potenza, poter riportare la Fidelis Andrea subito nei professionisti. Palermo la mette giù Belcore. Minervini scambia a destra dove c'è Antonacci. Minervini scambia ancora con Spina, Papeo, Belcore, prova a saltare l'uomo, Belcore ci riesce, attenzione a Minervini, dritto per dritto, il tiro in porta direttamente di De Cristoforo, non era potente il tiro, buona l'idea però, non ha impensierito il portiere della Virtus Andrea, Civita. Come sempre prende metri il numero 2, prova a lanciare in questo momento Mascoli, sembrava una palla persa, invece la recupera il numero 11, prova a saltare Antonacci con il fisico, il numero 2 del Modugno, ancora Antonacci. Scianimanico per Papeo. Fallo di mano per De Cristoforo. Battuto già il calcio di punizione, palla per Addario. Prova a saltare l'uomo Addario, poi torna indietro per Cardinale. Di Spina. Mascoli. Il break da parte di Palermo. Attenzione al capitano, tiene un po' troppo la palla, recupera Belcore però, riesce a recuperare, l'arbitro non arriva però, Belcore sulla sfera, ci sarà una rimessa dal fondo. Quando mancano 7 minuti più recupero, partita che non ha visto però tanti break. Recupero che dovrebbe essere sui 2 minuti. Vilella. Porta a spasso il pallone Vilella. La lascia a Palermo. Scambia con Belcore. Attenzione al numero 11. Buon sinistro. Attenzione. Prova un dribbling. Tiene ancora palla. La mette giù. Lo scarica per Minervini. Ancora Belcore. D'Angelo. Sfiora. Il gol d'Angelo. Non l'ha toccata secondo il direttore di gara. Arbitro, si deve schierare.
soltanto al 40esimo. Dopo il palo di Gadaleta al 26esimo per la Virtus Andria, questa è una delle azioni più importanti da parte del Modugno. Civita scambia con numero 8 Amorese, prova a lanciare Antonacci. Morelli salta bene l'uomo, attenzione a Morelli, lungo il lancio, ci arriva per un attimo il retropassaggio del numero 5 di Chio. Provvidenziale il retropassaggio al portiere Simone. E adesso finalmente la partita. Aumentato i ritmi. Fallo laterale in questo momento. Palermo va verso Papeo. Spina. Al centro Spina, attenzione da Dario D'Angelo. Calcio di punizione fischiato per l'Andria. Questi ultimi minuti di gioco è il Modugno a provare a cercare più spesso l'area della Virtus Andria. Adesso la Virtus deve riorganizzare tutto per uscire. Infatti chiama alla calma il mister. Cannone. Cannone. Amorese prova a saltare e ci arriva Palermo. Sarà calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo della partita, il primo per la Virtus Andria. Sulla sfera sempre Civita. Ha tutto il calcio d'angolo. Allontana la difesa. Mette giù, attenzione a Belcore che prova a lanciare De Cristoforo. Provato il tacco Sandro Tovalieri. Battuto il fallo laterale. Cristoforo rimane a terra, il numero 9. Antonacci. Ancora il Modugno. Minervini. La prova al lato per recuperare Antonacci. Invece era troppo alta la palla. Un minuto e mezzo al termine del primo tempo, 0-0 il risultato. Primo e secondo tempo cercheremo di fare qualche intervista. Cannone. Antonacci. Palermo prova a fermare, alza un po' il piede, tutto regolare per l'arbitro. Due terzini contro. Di Chio. Cardinale. Prova a recuperare qualche metro il terzino dell'Andria. Lascia la sfera però, torna dietro. Il cross al centro ma fermato dalla difesa. Vilella va dietro per Antonacci. Al centro per De Cristoforo, toccato però dal difensore dell'Andria. È una partita abbastanza corretta fino a questo momento, anche se sono tre i cartellini gialli. Uno quello della Virtus Andria, arrivato al 30esimo per Gadaleta, era solo per simulazione. 45esimo in questo momento, calcio di punizione per il Modugno. Sp-
Spina sulla sfera. Chiama la marcatura il portiere Simone. Battuto in questo momento il calcio di punizione. Ci arriva il Modugno. Prova ad uscire Mascoli. Attenzione al break dell'Andrea. Ci arriva in scivolata il numero 10 Girolamo. È al 45esimo preciso. L'arbitro, senza dar recupero, come è giusto che sia, fischia il primo tempo. Noi andiamo qualche attimo in break pubblicità. Rientriamo in telecronaca. Telecronaca del secondo tempo tra Soccer Modugno e Virtus Andria. Risultato finale del primo tempo è di 0-0. Abbiamo qui l'addetto stampa della Virtus Andria. Qualche problema tecnico. Alessandro Polichetti, Alessandro, che partita, che primo tempo hai visto? Allora, il primo tempo è stato, secondo me il caldo sta un po' incidendo sugli uomini in campo, però la gara è abbastanza equilibrata, due occasioni per la Virtus, altrettante anche per il Modugno, una partita molto equilibrata, diciamo che lo 0-0 è un risultato giusto, anche se la Virtus ha colpito un palo e può recriminare su questo. Che squadra è stata attrezzata per questo campionato? Un campionato che sarà un campionato sicuramente difficile. Ma guarda, la Virtus l'anno scorso ha finito il campionato al settimo posto, con l'obiettivo playoff che è svanito praticamente alle ultime giornate. Quest'anno si cerca di fare un po' meglio, quindi magari di centrare i playoff con una squadra comunque molto giovane, ma con giocatori che hanno alle spalle già campionati di prima categoria e anche di promozione. Quindi si cerca di fare meglio dello scorso anno. Come sta rispondendo la piazza per questo progetto? Ma guarda, la piazza di Andria ovviamente è sempre concentrata sulla Fidelis, che quest'anno disputa il campionato di Serie D, però la Virtus comunque è abbastanza seguita nel suo piccolo, essendo una piccola società, però vista con simpatia, perché comunque è sempre la seconda squadra di una città come Andria, abbastanza grande, quindi la piazza è abbastanza interessata, diciamo. Grazie ad Alessandro Polichetti, addetto stampa della Virtus Andria. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento. Una discreta partita, essendo la prima, ritengo che i giocatori siano ancora imballati. Vediamo nel secondo tempo se ci sarà più scioltezza da parte degli atleti. Grazie al direttore. Secondo tempo che parte in questo momento. Vediamo se sono state fatte delle sostituzioni. Soccer Modugno in maglia gialla e pantaloni neri, classici invece i colori dell'Andria, azzurro. Pallone alla difesa del Modugno. Non ci pare ci siano state effettuate sostituzioni. Attenzione al Modugno con D'Angelo, il tiro da parte di Vilella. Belcore prova a saltare l'uomo, viene fermato sempre dal numero 2 Civita. Fino a questo momento ha disputato un'ottima gara. Fischiato un fallo in favore della Virtus Andria. Infatti il numero 16 D'Ambrosio. Ancora l'Andrea in avanti, prova a destra a entrare in area. Papeo fa sua la sfera, la mette fuori. Vilella, largo qui per Antonacci al centro. Passaggio da parte del numero 2 a cercare De Cristoforo.
Palermo, Vilella, Antonacci, invio da parte di Minervini, sarà un calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo per la gara per il Soccer Modugno, che se preferiscono chiamarla Soccer Modugno. Fischio dell'arbitro, parte Belcore, fa fermare tutto il direttore di gara. Qualcosa da dire a... ai giocatori, bisogna ripetere tutto allora. Ancora Giovanni Belcore, il rinvio, il calcio d'angolo battuto, il colpo di testa da parte di Giorgio Antonacci. La palla sfiora però la... va di poco al lato. Terzo minuto e subito pericoloso il Modugno. Pasculli, scambia ancora della difesa, ancora il numero 6 Pasculli, lo va a lanciare il nuovo entrato D'Ambrosio. Recupera la sfera Michele Papeo, è stato uno dei protagonisti della cavalcata della SLAI. Amorese prova ad uscire, Palermo però, attenzione al Modugno. De Cristoforo, attenzione, non arriva De Cristoforo. Rimessa dal fondo da parte della Virtus Andria. Da parte del portiere va direttamente in fallo laterale. Mascoli. D'Ambrosio. Questo è un ragazzo del 97. Ancora l'Andrea prova a riordinare le idee. Ancora dietro in difesa di Chio per Pasculli. Prova a recuperare qualche metro Pasculli, la mette dentro. Recupera però la difesa Morelli, scambio per Antonacci. Ha sfiorato il gol dell'1-0 qualche minuto fa. Non aggancia il numero 7 Morelli. Ancora Antonacci. Prova ad uscire. Ancora Modugno. Morelli. Lungo di Morelli. Attenzione, agganciato. Il tiro e la palla in rete. Ha segnato il Modugno. Ha segnato il Modugno. Il gol è del numero 9, Tommaso De Cristoforo. Ci ha creduto Antonacci, messo la palla dentro e poi De Cristoforo ha segnato. Al sesto del secondo tempo. Il gol di De Cristoforo porta in vantaggio il Modugno, 1-0 il risultato. Pasculli. Antonacci prova a fermare, qui c'è un contatto, ci sarà l'ammonizione.
Così è, dovrebbe essere stato ammonito Cardinale. Quarto ammonito della gara, secondo per la Virtus Andria. Calcio di punizione battuto. Spina riesce a tenere il pallone in aria il Modugno, tutto regolare per l'arbitro. Attenzione, lo scambio da parte di Belcore, entra in area Palermo, il cross fa sua la sfera, il portiere Simone incolpevole nell'occasione del gol. Cardinale, Amorese, Civita, Addario, ancora dietro Di Chio per Pasculli. Cardinale mette in avanti il pallone. Cardinale, non c'è nessuno. Adesso il recupero della sfera diventa sempre più problematica. Rimessa laterale, Antonacci. Recupera palla all'Andria con Mascoli, poi con Addario. Prova il tacco il giocatore Mascoli. Recupera palla il Modugno, fermato però da Civita in modo falloso secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per il Modugno, il fallo sull'autore del gol Tommaso De Cristoforo, attaccante classe 1992. La sfera Cepape ho già battuto per Belcore, molto interessante questo numero 11. Attenzione a Belcore, prova a saltare il cross verso Morelli, un aggancio numero 7, gioco di gambe per il giocatore del Modugno, vuole strafare però, recupera la sfera l'Andria, ci arriva come sempre la difesa, buona questa difesa a 4 in questo momento. Cardinale, Addario tiene un po' troppo la palla, poi recupera però Addario, va verso il numero 5 Di Chio. Pasculli, recupera metri il giocatore dell'Andria, a mettere giù Mascoli, fallo laterale già battuto, attenzione in area Amorese, il cross arriva a volo, bellissima la conclusione, non precisa però. Stato il numero 10 Quacquarelli, tanto c'è ancora un cambio nelle file dell'Andria, ad uscire sarà Mascoli. Uscito il numero 11 Mascoli, è entrato il numero 14 Erminio. Vediamo cosa cambia a livello tattico, bisogna far gol, questa è l'unica regola che in questo momento è in piedi. Ancora il Modugno in avanti però con Minervini, scambia con ancora Minervini in area, attenzione Minervini contro il portiere, miracolo del portiere Simone. Bellissima azione da parte degli uomini di Sandro Trovaglieri. Dodicesimo minuto del secondo tempo, vicino al raddoppio il Modugno.
prova ad uscire adesso l'Andrea, ma c'è il break del Modugno con Mestiere, guadagna un calcio di punizione, ci ha battuto in questo momento, attenzione, Belcore, le palla del Cuore, si gira bene, il cross di destro, arriva la difesa con Pasculi ma non è finita, la mette giù Minervini, ancora Belcore, il tiro, la parata del portiere in due tempi, data vicinissimo al gol il Modugno che sta ancora attaccando, sembra aver messo alle corde l'Andrea. Siamo al tredicesimo minuto, ancora 32 minuti più recupero da giocare. Vedremo sicuramente una buona mezz'ora di calcio, diretta streaming su Streaming Vincente. Cardinale, subito un fallo l'Andrea. Deve evitare le proteste il numero 3. C'è un po' di nervosismo in campo in questo momento, è stata una piccola spinta da parte di Erminio. Bisogna perdere, bisogna tenere nervi saldi in questo momento. Nulla è compromesso, manca ancora mezz'ora. Pasculli, sinistra verso Quacquarelli, prova a saltare l'uomo, lo fa bene Quacquarelli, direttamente in porta. Facile presa da parte del portiere Nicola Scianimanico. Invio del portiere, la mette giù, lo fa bene Morelli, non è preciso il passaggio però, toccato da Quacquarelli, Villella è rimasta a terra, calcio di punizione per il Modugno. Sulla sfera c'è Spina. A sinistra a cercare Belcore, di testa il numero 11, fuori di Chio, Minervini, lo scambio non ci arriva, però prova a e ottiene palla il numero 10 dell'Andrea, Quacquarelli, la lascia a Cardinale, ancora dietro. Morelli, lo scambio con Villella, D'Angelo. Prova direttamente con la punta, il tiro in porta, viene breccato e poi fermato in facile presa dal portiere. Rinvio da parte del numero 1 Andriese, attenzione, non c'è fallo, attenzione a Gadaleta, lo scambio per Quacquarelli in aria e ci arriva il portiere Scianimanico. Il break dell'Andrea fa capire che non bisogna abbassare la guardia e non bisogna mai arrendersi. La partita è ancora lunga, tutto è possibile. Civita. Di Chio lascia a Pasculli. Di Chio, lungo a cercare l'attaccante Gadaleta, fermato però dall'arbitro in fuorigioco. Direttore di gara il signor Michele Bonavita, anche lui giovanissimo, classe 1997 della sezione di Foggia. Calcio di punizione per il Modugno, sulla sfera c'è Michele Papeo. Cercare Belcore, la mette giù.
recupera palla Villella, ma viene atterrato. Ci sarà un calcio di punizione per il Modugno. C'è stato anche l'ammonizione. L'ammonizione ai danni del numero 4 a Dario. Siamo a 5 con il numero degli ammoniti. Battuto in questo momento il calcio di punizione direttamente sul fondo, però adesso un po' troppo Minervini. Rimessa dal fondo, ci arriva con la testa Antonacci, recupera palla però l'Andria. Ancora il break del Modugno, attenzione a D'Angelo. Ci arriva Palermo, per l'arbitro però è azione pericolosa, gamba tesa. Quindi calcio di punizione per gli uomini di mister Cosimo Sinisi. Partono dalla retroguardia i giocatori dell'Andria. C'è un fallo di mano da parte di Antonacci che ha perso il tempo. Calcio di punizione per l'Andria. Brava, facile la presa da parte del numero 2 modugnese. Sulla sfera c'è Angelo Quacquarelli. Ha lasciato il pallone, attenzione allo scambio. È attento però il numero 4 Minervini. L'idea era buona, però insomma un po' troppo articolata come punizione. Capito tutto Minervini, ha lasciato scorrere la palla sul fondo, quindi rimessa affidata al portiere Nicola Scianimanico. Ancora l'Andria, ci arriva la difesa solo per un attimo, ancora il break da parte dell'Andria, però attenzione a Civita, scambia con D'Ambrosio. Mette in fallo laterale la difesa del Modugno, già battuta. Erminio. Cambia tutto Erminio, da palla a Pasculli. Attenzione a Pasculli, prova ad entrare in area. Un cross direttamente sulla faccia del giocatore del Modugno. Fischia l'arbitro, calcio di punizione per l'Andria. Fallo di Morelli. C'è un cambio nelle file del Modugno, ad uscire sarà l'autore del gol De Cristoforo. Dovrebbe entrare Bartolomeo Lorusso. Bartolomeo Lorusso, classe 2000. Sarà calcio di punizione sulla sfera, ci sono Quacquarelli e D'Ambrosio. C'è il fischio dell'arbitro, D'Ambrosio direttamente in porta sulla barriera. Respinge tutto la difesa.
Ancora calcio di punizione per l'Andria. Ventiduesimo del secondo tempo. Calcio di punizione sarà sulla sfera Civita. 5 uomini dell'Andria in area. Fischio dell'arbitro in questo momento. Calcio di punizione, battuto il cross. Attenzione, ci arriva però il numero 4 Minervini, ma non è finita, scivola però giocatore dell'Andria. Attenzione al contropiede, il contropiede da parte del numero 7 Morelli. Morelli prova ad entrare in area, il tiro di Morelli non è perfetta l'esecuzione, scivolato purtroppo il giocatore dell'Andria, cioè approfittato il contropiede. Il Modugno sfera adesso ad Ambrosio, largo per Civita, salta l'uomo Civita, lo fa molto bene. Attenzione, doppio passo, ancora un uomo su di lui, viene fermato però, attenzione adesso, un cross non perfetto, rimasta a terra il numero 2 dell'Andria, D'Ambrosio, punizione, sta diventando maschia la partita in questo momento. Siamo al 24esimo minuto del secondo tempo qui allo stadio Scirea di Bitritto, prima giornata di campionato del campionato di prima categoria girone A. 1-0 in questo momento il risultato del favore della Socer Modugno in virtù del gol di De Cristoforo al sesto del secondo tempo. Calcio di punizione per l'Andria, sulla sfera c'è Quacquarelli, con lui Erminio, vediamo se sarà schema come prima però non è andato a buon fine. Fischio dell'arbitro, Quacquarelli questa volta va direttamente in porta, prova, non va, poco fuori la palla. Rinvio da parte del portiere effettuato in questo momento. Palla fermata da Erminio. Esce bene però Minervini. Attenzione Minervini per Belcore. E ci arriva il portiere Simone. Questa era ghiotta come occasione. Al 25esimo. Una buona occasione per il Modugno con Gianni Belcore. Buona la prestazione fino a questo momento del numero 11 del Modugno, classe 96. Calcio d'angolo, battuto in questo momento per Minervini, ma non ci arriva. Prova ad uscire l'Andria. Attenzione a Quacquarelli, prova a girare, ci arriva Papeo però. Ancora con il fisico, corregge questa esperienza. Careo Papeo ha guadagnato un calcio di punizione con tutta la sua esperienza. Forza! Arriva l'ammonizione. Ammonito il numero 14 Erminio. Thank you.
Adesso c'è un po' di nervosismo in campo. Sarà un calcio di punizione ancora per l'Andria. D'Ambrosio va a destra per Civita. Prova la sponda il giocatore dell'Andria. La palla però va direttamente sul fondo. Ci sarà un una rimessa dal fondo affidata al portiere Sciani Manico. Quarto d'ora a termine. Lo Russo. Intanto è entrato per il Soccer Modugno anche il numero 16 Michele Patruno. Cardinale per Quacquarelli, viene fermato però non riesce a trattenere la palla in campo il numero 10 Villella. Sarà rimessa laterale. Cardinale ancora dietro per Pasculli. Erminio lungo a cercare il centrocampo, ma non è preciso il passaggio di Erminio. Prova a metterla giù, attenzione a Villella, sbagliato questo passaggio, la recupera D'Ambrosio, c'è Patruno, riesce a recuperare, però ancora il 17 Lo Russo, prova ad uscire, attenzione a Belcore, prima si è trovata tu per tu, prova il lancio Belcore, questa era una grande idea, un tiro in porta fantastico da parte del numero 11 del Modugno, ci arriva ancora una volta il portiere Simone. Tanti gli interventi da parte del portiere che non ha salvato il risultato. Deve essere più pesante il bilancio. Attenzione all'Andria, arriva in aria il gol! Il gol da parte dell'Andria. Si addormenta un po' il la difesa del Modugno. Ha segnato il numero 10 Quacquarelli al trentesimo del secondo tempo. Fatto tanto il Modugno, poi è il bello del calcio. Si è addormentata completamente la difesa della Soccer Modugno. Sono tutti i limiti forse della preparazione che stanno arrivando in questo momento. Adesso ci crede l'Andria. Rimessa laterale. Il Modugno arriva dalla panca direttamente del Modugno la sfera. Cardinale per l'Andria, batte questa rimessa laterale. Ancora l'Andria in avanti, attenzione Erminio. Di Chio. Ora l'Andria nella metà campo adesso. Attenzione a Pasculli. Non è fallo secondo l'arbitro, attenzione. D'Ambrosio in aria. Mette il piede Papeo. C'è il cambio ancora nelle file dell'Andria. Ad uscire sarà Erminio. Silvio Erminio, classe 90. Non riesco a vedere. Erminio è tra Cipri per Erminio.
fatta entrare il numero 13 Cipri. Intanto ritorniamo in telecronaca, prova ad uscire, attenzione a Cipri appena entrato, palla a sinistra per D'Ambrosio. D'Ambrosio prova a saltare il numero 7 Morelli, non ci riesce, c'è palla al piede numero 7, il lancio direttamente per Belcore. Ancora il Modugno, tenta il break, ma ci arriva il numero 3 Riccardo Cardinale, anche per lui una buona prestazione fino a questo momento, battuto il fallo laterale. Vilella cambia tutto dall'altra parte per Palermo. Lo Russo guadagna una rimessa laterale, Lo Russo sulla sfera, c'è Palermo. Prova a schiacciare del cuore, attenzione, Lo Russo la dà al centro, Lo Russo ci arriva la difesa, è ancora là la palla, attenzione, male però Patruno. Cardinale sbaglia tutto il numero 3, doveva essere una ripartenza per l'Andria, però sbagliato tutto però Cardinale. Siamo al 33° minuto del secondo tempo, risultato in perfetta parità 1-1 tra Socer Modugno e Virtus Andria. Il tacco di Belcore lascia scorrere Di Chio al portiere Simone, esce adesso la difesa con Pasculli, a Dario la mette giù, buona, aggancia bene l'attaccante dell'Andria, peccato il passaggio non è preciso per D'Ambrosio. Ancora Andria, prova il gioco di gambe, il numero 2 Civita viene fermato però dall'arbitro, dal direttore di gara. Fare tutto solo l'arbitro di questa categoria, non ha guardalini ovviamente. A Dario, Civita, secondo tempo meno brillante da parte del numero 2, ha fatto un ottimo primo tempo, sia nella fase offensiva che in quella offensiva. Commette fallo in questo momento Antonacci, c'è calcio di punizione per la Virtus Andria. Sulla sfera c'è il numero 8 Amorese, numero 16 D'Ambrosio, anzi no, è il numero 13 Cipri, entrato da qualche minuto. Fischio dell'arbitro, Cipri direttamente in porta, attenzione, ferma sulla barriera la sfera. Prova a mettere giù il giocatore dell'Andria, non ci sono uomini, c'è Morelli, attaccato però. Sarà una rimessa laterale per il Modugno, sulla sfera c'è Antonacci, Giorgio Antonacci, classe 1996. Gira per Spina, spazza via la palla a Spina. A saltare del cuore, la rimessa è gialla secondo il direttore di gara. Antonacci, 10 al termine, 1-1 il risultato. Le squadre non sembrano accontentarsi del risultato. Ancora Antonacci, lo scambio è con Patruno. Belcore viene attaccato, niente secondo l'arbitro. A Dario, Pasculi, Cardinale, prova il lancio per Quacquarelli, l'autore della rete dell'Andria. Fischia il calcio di punizione l'arbitro, già battuto Morelli. Patruno, cambia tutto Patruno, a cercare Palermo, scambio con il giocatore Lo Russo,
una gancia però lo russo. Rimessa laterale, ci sono, sarà ancora un cambio nelle file delle maglie gialle del Modugno. Ad uscire sarà proprio Belcore, anzi no, ad uscire sarà il numero 10 Vilella. Ad entrare sarà il numero 19 Cociras. Giocatore del 95. Cardinale. Va dietro verso Pasculli. Cercare di Chio a destra per Civita. Lancia direttamente a cercare Quacquarelli, lo fa molto bene, lo stop è perfetto da parte del numero 10 dell'Andrea, il passaggio un po' meno, prova il break il Modugno, non è preciso il passaggio, D'Angelo, saltato il numero 8 Amorese, attenzione adesso D'Ambrosio, Cardinale entra in area il numero 3, il cross al centro, Cociras la mette fuori. Lascia scorrere Cipri, guadagna una rimessa laterale, già battuto in questo momento, attenzione Civita, il cross al centro, ci arriva Papeo, Morelli, lo scambio per Antonacci, fuori la palla, ancora recuperata dalla Virtus, la mette giù, l'arbitro lascia proseguire, Morelli prova lo scambio con Belcore. Arriva però il numero 10, Quacquarelli, sale in cattedra il numero 10, viene fermato però Papeo, mette fuori, cercare Belcore, salto Pasculli con un sombrero, la mette giù, triangolazione veloce per Quacquarelli, non è preciso però l'intervento di testa da parte di Antonacci, fallo laterale per la Virtus Andria. Siamo al 40° minuto del secondo tempo, 1-1 il risultato qui allo stadio Gaetano Scirea di Bitritto. Si gioca la prima partita di campionato di prima categoria, attenzione però, attenzione allo russo, esce il portiere, esce male il portiere, non c'era cattiveria, non c'era cattiveria. Non c'è la cattiveria, ma è stato toccato lo russo Bartolomeo. In questo momento l'arbitro 40° in questo momento espulso il portiere Simone, adesso sarà pronto ad entrare Francesco Campanile. Esce con reclinando il portiere, da questa postazione non è sembrata intenzionale l'intervento, non c'era cattiveria, però ovviamente il fallo c'è tutto, quindi giusta la decisione dell'arbitro, pur non essendoci l'intenzionalità da parte del portiere di colpire il giocatore. Tanto è stato bello il guizzo anche del numero 17 Bartolomeo Lorusso. Bordo campo, intanto c'è anche il Sinisi,
l'allenatore del portieri Riccardo Sinisi, fratello del mister Cosimo, che non ha avuto nulla da dire all'uscita del portiere Simone. Con coraggio alla Yashin, alla Kamikaze, il portiere della Virtus Andria ha comunque risolto un'azione che era molto pericolosa. Calcio di punizione in questo momento, sarà tutto tempo da recuperare. Questo è il 42esimo. C'è spina sul dischetto, sulla sfera. Aspetta il fischio dell'arbitro. Quattro uomini in barriera. Papeo e Spina. Sarà Spina a tirare il tiro direttamente in porta di Spina. Va fuori di poco la sfera. 42esimo. Virtus Andria in 10. Sarà un finale più caldo della temperatura che è sul nostro campo in questo momento. Clima veramente estivo qui a Bari. Rimessa laterale affidata al numero 3 Palermo. Non arriva lo russo. 2000 molto interessante il numero 19. Ancora Modugno. Patruno. Prova il cross Patruno. Attenzione, fermato in posizione di offside. L'arbitro Bonavita ha fischiato il fuori gioco. Qui sembrava netto. Battuto in questo momento la rimessa dal fondo. Francesco Campanile, che ha sostituito Simone Pietro. Espulso al 30esimo del secondo tempo. Attenzione, toccato in questo momento il difensore numero 5 Di Chio. Attenzione, ancora mette fuori la palla il Modugno. Questo risultato alla prima giornata sta stretto a entrambe le squadre. Un punto, un pareggio che però fino a questo momento sembra giusto, vista come si è messo la partita. È stata una partita un po' a tranche, dove il Modugno ne ha prese delle parti, poi però l'Andria è venuta fuori alla distanza, trovando il gol però proprio nel momento in cui era più spenta, con la difesa del Modugno che si è completamente addormentata. Fallo laterale in questo momento, Antonacci. Entro per il numero 7 Morelli, però facile presa per il portiere Campanile. Aspettiamo di capire quanto sarà l'entità del recupero. Siamo al 45esimo minuto. Lo russo prova a recuperare l'Andria. Lo fa con Cipri. Non è preciso però. Attenzione a Papeo. Prova a lanciare Morelli. Lo scambio ancora dietro, c'è Patruno, la mette giù Patruno per Minervini, spazza tutta la difesa dell'Andria. Ci arriva Papeo però, sbilenco il suo colpo di testa, la palla direttamente fallo laterale, già battuto, attenzione,
Acquarelli, attenzione, entra in area il numero 10, ancora lui. Non aggancia, ma non è finita. Attenzione, il tiro è sulla linea. A bloccare tutto e a salvare il gol. Sulla linea c'è Danilo Spina. Ancora un break molto pericoloso da parte dell'Andria. Vicinissima al gol al 47esimo del secondo tempo. Battuta la rimessa laterale. Qua Quarelli entra in area, il numero 10 ancora. Prova ad uscire Minervini, non ancora preciso. Civita, Palermo la mette fuori, fa buona guardia però il numero 4 Saverio Addario, classe 1997, patruno Morelli, Antonacci, le ultime energie di Antonacci, ma il numero 2 veramente non ne ha più. Fatto una discreta gara il numero 2, anzi una buona gara. Ha sbagliato anche un gol al 30esimo del secondo tempo, proprio vicino alla porta, su un'azione di cross e calcio d'angolo. C'è stato un altro cambio nelle file dell'Andria. Mentre siamo al 48esimo, è entrato il numero 15 Addario. Patruno spazza tutto Cipri. Ancora Antonacci, patruno, ultimi minuti di partita, Minervini, c'è il fischio finale al 49esimo, finisce qui dallo stadio Gaetano Scirea di Bitritto la prima giornata di campionato del campionato di prima categoria girone A. 1-1 il risultato tra Socer Modugno e Virtus Andria in virtù dei gol segnati al sesto minuto del secondo tempo da De Cristoforo e poi il pareggio al 30esimo minuto con il numero 10 Quacquarelli. Per il momento è tutto dallo stadio, ci vediamo alle prossime partite.